Ci sono 7 morti e ci sono 280 persone positive. Quello che mi viene comunicato dal Ministero. Ecco, appunto, bisogna comunicare che erano morti che purtroppo sarebbero morti lo stesso per la loro patologia grave, ma così come avrebbe potuto dargli una spinta un'influenza. Le strade del centro si riempiono di gente. È un fine settimana pieno di sole. L'ultimo. Di lì a poco le terapie intensive di Bergamo e provincia, in silenzio, si riempiono di malati positivi al Covid-19. Per quale ragione non è stata istituita la zona rossa per Alzano Lombardo e i comuni vicini? Abbiamo chiesto di poter fare queste domande al presidente di Confindustria Lombardia. Ma io so quello che mi viene comunicato dal Ministero. Ecco, appunto, bisogna comunicare che... Il governo ha gestito male la comunicazione. In un'intervista alla stampa datata 1 marzo, precisa poi che sull'onda del boom dei contagi nell'Odigiano si è pensato a un disastro imminente anche in Italia. D'accordo che prima viene la salute, ma ora bisogna tornare a un clima normale. Ma senta, professor Pegliasco, prima ha citato ben due volte la dottoressa Gismondo, no, che è responsabile diagnostica del Sacco di Milano, che appunto ha detto siamo alla follia, si scambia un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale, quindi verrebbe da dire la politica litiga, ma anche i vostri virologi litigano. Beh sì, sono due cari amici, Burioni perché e Burioni Gismondo. Ha detto che invece sbaglia la allora, Gismondo, a mio avviso sono due amici, quindi Gismondo. Mi mette male in questo senso, ma io credo, è vero, è una patologia banale, quindi dal punto di vista del rischio personale di ognuno di noi, il rischio è basso e c'ha ragione in questo senso. Mi scusi, ad oggi sono 300 le persone colpite e ci sono 7 morti. Allora, i morti purtroppo sarebbero morti lo stesso per la loro patologia grave. Certo, il coronavirus, mi lasciate dire, gli ha dato una spinta, ma così come avrebbe potuto dargli una spinta a un'influenza. Il nostro medico di azienda, che è finito in rianimazione, ha continuato a dire che eravamo eccessivi, che ci preoccupavamo per troppo, è solo l'influenza. Io spero, perché è un padre di famiglia, che se la cavi, ma che poi ne risponderà personalmente alla sua idiozia. Noi abbiamo perso anche dei colleghi. Uno si chiamava Gennaro, era dell'amministrazione, della direzione. Abbiamo perso un'ostetrica. Ho messo un certo allarme sul fatto che c'era troppo panico in giro e che forse per aiutare le persone si era un po' ecceduto nella comunicazione. Sono contenta di aver sentito le parole dell'assessore Gallera, che è assolutamente in linea con quello che io sto dicendo da qualche giorno, e con lui ci siamo confrontati perché c'è un tavolo e c'è una corrispondenza continua tra l'assessore e noi tecnici. Ha avuto una sua utilità dare risposta a tutti quelli che avevano una certa paura di aver contratto il virus, perché è giusto rasserenare la gente, perché la politica sanitaria deve rispondere prima di tutto alle necessità del cittadino, che sono anche psicologiche. Porto in centro e forse capirai che cosa intendo quando ti dico che sei bella. Le misure che si stanno adottando sono di molto superiori al pericolo reale. Volevo tranquillizzare. In Italia la circolazione di questo virus probabilmente è una circolazione vecchia. Il virus ha circolato dando problemi assolutamente simili a quella dell'influenza. Ti porto in centro e forse capirai. I came from the mud. There's dirt on my hands. They sing on a sleepless night. Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco. La malattia da noi difficilmente potrà diffondersi. Try to catch me howling at the moon. E io ritengo che in questo momento in Italia il rischio di contrarre questo virus è zero. Cioè in Italia il rischio secondo me è zero. Virus perché? Perché il virus non circola. No, siccome si vede un sacco di gente con le mascherine in giro. No, sarà per l'inquinamento.
dietro questi camion dell'esercito ci sono le bare che a Bergamo non sanno dove seppellire. In quelle bare ci sono dei papà, mamme, nonni strappati alla vita. Se ne vanno via così, in silenzio, senza un abbraccio né una carezza. Sono vite cancellate da un male che proibisce ai vivi di abbracciarsi e vieta di salutare i morti. Come siamo arrivati a tutto questo? Per cercare di capire, dobbiamo fare un passo indietro.